Bentornati, abbiamo visto nel precedente tutorial come creare un pulsante scorrevole e applicando solo stili livello. Adesso vediamo invece come creare questa monopola e applicheremo anche qui degli stili livello. Prima avete visto nel tutorial precedente, ne abbiamo creati tantissimi, qui ne creiamo uno o due solamente, però è quello che ci serve per creare appunto il nostro progetto. Andiamo quindi a incominciare. Apriamo la nuova immagine di queste dimensioni, 200 px di larghezza, 200 di altezza, risoluzione 300 px per pollice e sfondo bianco. Ora creiamo un nuovo livello, quindi Ctrl J dal nostro sfondo e riempiamo di un colore, color ghiaccio. Adesso andiamo a prendere il colore di primo piano, inseriamo, porto qui così vediamo bene, inseriamo 235, poi 235, e 235. Clicchiamo OK. Adesso abbiamo il nostro colore, premiamo Alt Backspace e riempiamo del nostro colore. Ora creiamo un nuovo livello, poi andiamo a prendere il nostro strumento selezione ellittica, ci posizioniamo circa qui al centro, premiamo il tasto maiuscolo e Alt e il tasto sinistro del mouse, creiamo una selezione di circa 60 px. Vediamo un po', eccolo qua, vedete? Ci viene in aiuto la nostra finestrella 61, siamo 61. Ripristiniamo i nostri colori nero e bianco cliccando qui e poi riempiamo di nero, quindi Alt e Backspace. Poi lo sistemiamo proprio al centro, vedete le nostre linee guida, guardate come ce lo posiziona praticamente al centro della nostra immagine. Adesso innanzitutto denominiamo i nostri due livelli, quello sotto, vedete, lo denominiamo base. Ho premuto col tasto sinistro del mouse, vedete? Poi invece questo qui lo chiamiamo invece sempre base, ma base monopola. Perfetto. Adesso qui applichiamo il nostro primo stile. Naturalmente adesso io lo applico, poi andiamo a vedere come crearlo. Quindi questo, vedete, è la nostra base, andiamo a vedere i nostri livelli, clicchiamo e qui abbiamo lo stile. Abbiamo una traccia di dimensione 4, posizione esterno, metodo di fusione normale, opacità 100%, poi tipo di riempimento, dobbiamo scegliere sfumatura e creiamo questa sfumatura. Qui a posizione 0, vedete, diamo questi colori 172, 167, 155 e poi posizione invece 100, quasi bianco, 253, 252 e 251 e premiamo ok. Poi stile lineare, angolo meno 90, scala 100%. Poi abbiamo un'ombra interna, moltiplica qui nero assoluto, vedete 0, 0, 0, opacità 100, 90, vedete di angolo, distanza 0, riduci 0 e dimensione 14. Poi abbiamo una sovrapposizione di colore normale, andiamo a vedere però, vedete i colori, 135, 126 e 126. Poi opacità 100% e premiamo ok e costruiamo, vedete, la nostra base della nostra monopola. Adesso, sempre con la nostra selezione attiva, se non l'avete selezionato, riselezionatelo, creiamo un nuovo livello, nascondiamo quello sottostante, ci avviciniamo moltissimo, vedete? Vedete che qui abbiamo questa parte sopra, vedete che quasi perfettamente, vedete, non è circolare. Adesso andiamo a prendere il nostro strumento, selezione rettangolare, poi dobbiamo scegliere, vedete, aggiungi alla selezione. E poi ci posizioniamo appena appena sopra qui all'inizio, clicchiamo col tasto sinistro e aggiungiamo, vedete, qualche pixel in più nella parte superiore. Se abbiamo il nero di primo piano, riempiamo Alt Backspace e Ctrl D per deselezionare. Adesso vedete, rimpiccioliamo, ecco qua abbiamo questa sporgenza nella parte superiore. Adesso possiamo anche visualizzare il livello sottostante e andiamo a creare il nostro stile livello. Prima denominiamo e facciamo monopola interna. Ecco qua, così abbiamo anche denominato questo livello qua. Creiamo il nostro stile livello e naturalmente adesso io lo applico e poi andiamo a vedere come crearlo. Quindi andiamo in stile, vedete, creo il mio pulsante, la mia monopola. Adesso clicchiamo e andiamo a vedere come crearlo. Quindi abbiamo una traccia, dimensione 1, posizione esterno, metodo di fusione normale, opacità 35, tipo di riempimento colore, andiamo a vedere il colore che è 0 assoluto, vedete 0, nero assoluto, scusate 0. Poi ombra interna,
normale qui bianco 2,55, vedete, opacità 71, angolo 90, distanza 2, riduce dimensione 0. Poi abbiamo un bagliore interno normale, opacità 100, andiamo a prendere il colore, vedete, non la sfumatura, di 174, 165, 144. Poi abbiamo tecnica più tenue, bordo, riduci 0, dimensione 10. Adesso lasciamo perdere la sovrapposizione sfumatura, la vediamo dopo. Ombra esterna, normale bianco, vedete 2,55, opacità 100, angolo 90, distanza 1, estensione 0 e dimensione 0. Adesso qui viene la parte più importante, che è la sovrapposizione sfumatura. Metto in fusione normale, opacità 100, andiamo a creare la nostra sfumatura. Vedete, ne prendiamo una qualsiasi, poi dobbiamo applicare in queste posizioni questi colori. Quindi cominciamo dalla posizione 0, andiamo a vedere il colore 218, 211, 196. Poi andiamo alla posizione, creiamo sempre una nuova posizione 20, 185, 178, 163. Poi alla posizione 41, 153, 147, 133. Poi alla posizione 45, 207, 201, 188. Poi alla 55, 207, 201, 188. E poi alla 60, 240, 238, 232. Poi 74, posizione 74, 223, 218, 205. E l'ultimo alla posizione 100, 216, 209, 193. Vedete, tutta questa gradazione di colore ci crea la nostra sfumatura e ci permette appunto di creare il nostro pulsante. Quindi poi stile lineare, angolo 180, scala 100%. E premiamo OK. Ecco qua, vedete creato la nostra monopola. Adesso andiamo a creare la nostra ombra qua sotto. Quindi creiamo un nuovo livello. Poi ci avviciniamo tantissimo anche qua, vedete. Poi andiamo a prendere il nostro strumento penna, clicchiamo, vedete qui alla base, poi clicchiamo qua, vedete, creiamo questo tracciato, eccolo qua, vedete, in questo modo qui. Adesso andiamo nella nostra paletta tracciati e poi, vedete, clicchiamo per avere una selezione del nostro tracciato, eccola qua. Andiamo prima in selezione, poi modifica, sfuma e poi sfumiamo a raggio sfumatura di 1. E adesso riempiamo di nero, quindi Alt Backspace, e abbassiamo la nostra opacità, vedete, la portiamo al 40% circa. Ecco qua, deselezioniamo, Ctrl D. Ora, se volete, possiamo anche unire questi tre livelli, quindi 1, 2, la monopola interna, uniamo, quindi Ctrl E. Vedete, abbiamo unito tutto in un unico livello. Ora andiamo a creare la nostra linea qui superiore e quelle sopra alla nostra monopola. Noi abbiamo la nostra monopola al centro perfetto, vedete, della nostra, il nostro riquadro. Adesso andiamo a visualizzare i righelli. Possiamo andare qui in visualizza oppure premere i tasti Ctrl R, scusate, vedete qui abbiamo i nostri righelli. Andiamo qui dalla parte sinistra, premiamo il tasto sinistro del mouse, trasciniamo, vedete, e posizioniamo un righello perfettamente al centro del nostro riquadro. Ecco qua. Se non fosse così, naturalmente dovete trovare il centro perfetto del nostro riquadro. Adesso andiamo a prendere il nostro strumento selezione rettangolare. Poi creiamo un nuovo livello e andiamo a creare una selezione, vedete qui su in alto, che sarebbe poi il nostro indicatore. Quindi possiamo fare, vediamo un po', facciamo 3, sì, diciamo 3x10, vedete un po' voi. Adesso naturalmente lo riempiamo di colore, riempiamo Alt Backspace, lo riempiamo di nero, lo spostiamo però, vedete, un po', ecco qui, al centro, perfetto. E adesso anche qui andiamo a applicare il nostro stile livello. Andiamo in stili e qui vedete, ecco qua il nostro stile livello. Adesso andiamo a vedere anche questo come abbiamo creato. Possiamo premere Ctrl H per non visualizzare la nostra linea guida e andiamo a vedere il nostro stile. Allora abbiamo un'ombra interna, naturalmente sempre nera,
opacità 14, angolo 180, distanza 1. Poi abbiamo un'ombra esterna invece bianca 90, vedete angolo 90, distanza 1. Adesso andiamo a vedere la sovrapposizione sfumatura. E qui vedete abbiamo un metodo di fusione normale, opacità 100, abbiamo una sfumatura, andiamo a vedere, e quindi abbiamo creato una sfumatura, posizione sarebbe 0, qui è 3 ma comunque sarebbe 0, vedete colore, posso, ecco, posiziono qui così vediamo, 2,15, 185 e 190. Poi a una posizione 33 possiamo inserire 159, 89 e 98. E la posizione 100, 151, 103 e 107 e premiamo ok. Quindi adesso sì, poi abbiamo stile lineare, questo è molto importante, angolo meno 90, scala 125 e premiamo ok. Adesso guardate, io ho inserito anche una traccia, andiamo a vedere l'effetto, se volete inserirlo o no, poi dipende da voi, vedete, e dà questa specie di infossatura della parte superiore. Andiamo a vedere anche la traccia. La traccia, vedete, dimensione 3, posizione esterno, metro di fusione normale, opacità 100, tipo di riempimento, sfumatura. Andiamo a vedere questa sfumatura che è posizione 0, 172, 167, 155, e poi posizione 100 invece quasi bianco, vedete, 253, 252, 251. E poi facciamo ok. Ecco qua, anche questa naturalmente poi scegliete voi se visualizzare o no la traccia. Ora andiamo a creare, vedete, le nostre indicatori, quelli esterni. Creiamo sempre un nuovo livello e poi andiamo a prendere sempre lo strumento selezione rettangolare. Poi adesso rimpostiamo la nostra linea guida, CTRL H. Però vedete abbiamo ancora la nostra selezione attiva, quindi CTRL D deselezioniamo. Poi qui andiamo a prendere, vedete, nuova selezione. Creiamo una selezione un po' più piccola di quella che abbiamo fatto all'interno. Facciamo di un pixel per 6, 7, vedete, 1 per 7, diciamo, possiamo lasciare così. Poi adesso riempiamo di colore, andiamo a prendere il colore di primo piano. Con la nostra pipetta scegliamo questo all'interno, vedete, è quello che abbiamo creato prima. Premiamo ok. Quindi Alt e Backspace, CTRL H per visualizzare più la nostra linea guida. Adesso creiamo un nuovo livello, poi andiamo a prendere il nostro strumento, stavolta selezione ellittica, ci posizioniamo qui, tasto maiuscolo e Alt, e creiamo una selezione, vedete, 4x4 all'incirca. Poi, vedete, abbiamo il colore nero in primo piano, clicchiamo, poi con la nostra pipetta andiamo a prendere il colore qui all'interno, vedete? E poi premiamo ok e riempiamo Alt e Backspace. Adesso posizioniamo bene la nostra selezione e poi se vi ricordate, se volete crearne delle altre qui sempre perfettamente a destra e a sinistra con trasforma, se vi ricordate in altri tutorial abbiamo imparato come fare. Adesso io ne creo solo due, quindi non c'è problema. Adesso duplico il livello e poi lo trassino, vedete, qui con le linee guida, naturalmente ho rimpostato CTRL H, ecco qua. E vedete, abbiamo creato CTRL D per deselezionare la nostra monopola. Ora possiamo unire tutti questi livelli in un unico livello, sapete già fare, quindi andiamo qui su in alto, ma prima però andiamo a togliere la visualizzazione, vedete, della base e dello sfondo e poi premiamo i tasti maiuscolo, CTRL, Alt e ecco qua che abbiamo creato la nostra monopola in un unico livello. Possiamo nascondere i livelli sottostanti e visualizziamo ancora la base e il nostro sfondo. Quindi avete visto che sia col tutorial precedente e con questo tutorial, creando degli stili possiamo creare appunto degli effetti molto particolari. Vi ricordo come sempre che gli stili potete sempre scaricarli con il tutorial. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.